millenaria nella fondazione e nel nome, ma sempre capace di rinnovarsi, restando al passo con i tempi. L'antica fiera di Godega Sant'Urbano ha inaugurato la sua edizione 2017. Tra produzioni tipiche e nuove tecnologie, fino a lunedì, rappresenterà una vetrina per l'agricoltura, l'enogastronomia, la storia locale. Taglio del nastro in grande stile, a cui non ha voluto mancare neppure il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nato proprio a pochi chilometri a Bibano. Una presenza alla sua per ribadire l'importanza di difendere il territorio. Sono comunità che difendono l'identità, sono comunità ad esempio dal punto di vista agricolo contro gli OGM in agricoltura e sono contro tutto quello che sono le multinazionali. L'unica multinazionale è quella degli agricoltori. E la difesa passa anche attraverso la valorizzazione e la maggior sostenibilità di un prodotto come il Prosecco. Io lo sto dicendo ormai da una vita e il Prosecco è un grande prodotto, deve dare anche dei grandi segnali. Il segnale della certificazione ambientale nei vigneti e il segnale ovviamente della salubrità dell'alimento. Non si possono addossare al Prosecco tutte le magagne dell'ambiente, visto e considerato che la produzione d'uva c'è in tutta Italia e in tutto il mondo, quindi non diventi capro espiatorio, ma siccome è il più importante dia la direzione, che è quella di vietare molti anticritogamici che oggi si stanno utilizzando e si vada verso l'impatto ambientale zero. Da Godega il governatore ha ribadito anche la volontà di rafforzare ancor più il progetto di collaborazione tra le rassegne fieristiche lungo l'asse del Piave, dal bellunese al veneziano. Dobbiamo mettere assieme, penso che il cartellone unico e una condivisione di strategia assieme alle fiere del Piave sia fondamentale. Direi di porre fine a screzi e a piccole miserie umane e guardare all'obiettivo. L'obiettivo è quello dell'esaltazione identitaria dei nostri territori e direi che tutte le squadre di tutte le fiere hanno i numeri in regola per fare questa esaltazione nel migliore dei modi. Tante le novità di questa edizione dell'antica fiera, dal ritorno di Asino Mondo con la mostra interregionale dell'asino e le attività educative dedicate ai bambini insieme a questo prezioso animale, all'amatissima rassegna degli antichi mestieri, dal salone Terra Nostra con le eccellenze dell'agroalimentare nostrano, alla mostra Il Piave racconta con foto e cimeli della Grande Guerra. Protagonisti però restano i 200 espositori, gli operatori del settore agricolo e artigiano che scelgono questa manifestazione per presentare i loro prodotti e servizi, tutti accomunati da un criterio ben preciso perché l'antica fiera punta a rappresentare un nuovo modello di sviluppo sostenibile. Noi non rappresentiamo le multinazionali, noi non rappresentiamo quella filosofia basata su sfruttamento di territorio, di persone e poco rispetto all'ambiente. Noi rappresentiamo i nostri allevatori, i nostri agricoltori, le nostre piccole aziende e soprattutto un modello diverso, come diceva lei, basato su basso impatto ambientale, alta specializzazione dei lavoratori e rispetto delle nostre tradizioni. Nella ricorrenza del centenario del primo conflitto mondiale, della disfatta di Caporetto e della battaglia d'arresto sul Piave, dei sacrifici dei soldati lungo il fronte, ma anche delle popolazioni civili nella Marca occupata dagli austro-ungarici, la fiera si gemella con gli alpini. A Godega le Penne Nere hanno fatto una prova generale in vista della 90ª adunata nazionale in programma dal 12 al 14 maggio a Treviso e in tutta la Marca, guidati dalla fanfara della sezione ANA di Conegliano, dai labari delle sezioni trevigiane e di alcune consorelle vicine e dai numerosi gagliardetti dei gruppi. Veci e Boccia hanno sfilato lungo la Pontebana sostando per una commemorazione al monumento ai caduti e per deporre un mazzo di fiori alla stele che ricorda l'artigliere alpino Guido Darè, deceduto nel crollo della caserma Goi Pantanali a Gemona durante il terremoto del Friuli nel maggio del 1976. L'iniziativa di Godega rientra così nel calendario di Aspettando la Dunata, il percorso di eventi verso il grande raduno nazionale degli alpini. Sono quei momenti in cui nelle varie realtà del territorio della Marca Trevigiana gli alpini vogliono sensibilizzare e ricordare. Ecco, credo che anche questo sia un momento importante, con tra l'altro alla fine l'inaugurazione di una mostra che ricorda proprio quegli avvenimenti e quegli anni, soprattutto quei due anni terribili tra il 17 e il 18 che proprio questi territori hanno vissuto sulla propria pelle, non solo per chi ha combattuto ma anche per la gente e la popolazione del luogo. Io credo che
questi siano momenti veri di ricordo, momenti in cui tutti, anche i nostri giovani, sperano possano riflettere e pensare e guardare al futuro però con un impegno, capendo che la pace non è qualcosa che rimane, è qualcosa che si deve mantenere e conquistare giorno per giorno. Poco meno di 33.000 metri quadrati di spazi espositivi, di cui 3.300 coperti, 200 stand commerciali, un Luna Park con 41 attrazioni, il mini villaggio con distribuzione di cibo e bevande, punto di ritrovo dei giovani e non solo, convegni e momenti di approfondimento come quelli sul Prosecco. E soprattutto oltre 25.000 visitatori all'anno. I numeri fanno della kermesse di Godega un punto di riferimento per l'intero territorio. Sono 66 le amministrazioni comunali che hanno dato il loro patrocinio, cioè sono andati in consiglio, in giunta e hanno dato il loro assenso ad essere qui rappresentate. C'è il Ministero dell'Agricoltura, c'è la Regione del Veneto, la Provincia di Treviso, le associazioni di categoria che sono state coorganizzatrici del famoso ormai convegno sulla viticoltura e sul prosecco che si è svolto 2 settimane fa e che ha visto 750 partecipanti, quindi un punto di riferimento per tutto il territorio. Noi siamo la fiera del territorio perché rappresentiamo le forze dei lavoratori, le forze dei ricercatori e tutti coloro che fanno dell'agricoltura una professione. Dietro agli stand e agli eventi, spesso nascosto agli occhi del pubblico, sta però il lavoro di 600 volontari, quasi un'intera comunità. Qui c'è un'intera comunità, qui c'è un anno e mezzo di lavoro per allestire questa fiera, che è quella alpina del centenario della Grande Guerra, con tutti i volontari, riunioni. Siamo partiti da un semplice discorso della fanfara nell'inaugurazione e siamo arrivati a questo, tassello dopo tassello. Sono cose che vanno apprezzate perché la gente che dopo il lavoro si impegna anche per il sociale, nell'organizzare, anche le altre associazioni che sono qui nella fiera, chi segue le biglietterie, chi segue le casse, chi fa i parcheggi, perché anche i parcheggi sono una cosa importante, il ristorante, sono tutte cose che grazie e grazie ancora ai familiari, alle famiglie, ai genitori di bambini che fanno sport, possono essere una fonte anche di sostentamento affinché queste associazioni possano continuare. Una fiera secolare, anzi millenaria, ma una storia che continua. La storia deve continuare, perché una fiera come la nostra, che vuol si dica in giro, deve assolutamente continuare. Non è facile al giorno d'oggi fare fiera, perché dall'esterno sembra tutto facile, hanno fatto qua, hanno fatto là, bisogna provare, perché con tutte le nuove tecnologie la gente si trova in difficoltà a venire in fiera. Una storia millenaria, quella dell'antica fiera di Godega Sant'Urbano, ma già pronta a rinnovarsi.